Ed ecco che inizia il sorteggio, raga. Ditemi quello che volete, io eviterei il Chelsea più di tutti, non lo so. Il Chelsea quando si arriva a questo livello difficilmente sbaglia. Vediamo un po'. Real Madrid, prima squadra. Real Madrid, prima estratta. Vediamo con chi gioca. Billy ha detto Manchester City. Io dico Bayern. Bayern. Io dico Bayern. Chelsea, Real Chelsea. Lo stesso quarto di finale dell'anno scorso. Brutta gatta da pelare per il Real Madrid. Brutta gatta da pelare. Tra l'altro è un evento che il Real Madrid giochi la prima in casa, perché in un modo o nell'altro gioca subito. Vediamo. Te le ha fatte tutte il Bernabeu. Esatto, tutte il Bernabeu. Chiaramente è ex. Vediamo un po'. È già una brutta notizia quella del Chelsea, diciamocelo. Inter, attenzione, l'Inter. Io dico che pesca il Napoli. Napoli o Benfica? Inter in casa. A meno che non esca anche il Milan in casa. Vediamo un po'. Benfica. Non è andata benissimo, ma non è andata malissimo, però diciamo che ci può stare. Diciamo che gli interisti non si strappano i capelli. Vediamo. Ecco qua. Manchester City, signori. Manchester City. Quindi la prima si giocherà a Manchester contro, adesso vedremo. Temo esca il Milan stavolta, eh. Temo esca il Milan stavolta. Milan-Napoli, signori! Napoli-Milan! E adesso vi dico un'altra cosa, la semifinale fra Inter-Benfica e Napoli-Milan. Adesso ve lo dico. Adesso ve lo dico come va a finire. Milan-Napoli e Benfica-Inter. E questo è molto importante anche questo, eh? Questo è molto importante, ci ha aiutato anche questa cosa. Adesso vi riepiloghiamo tutto. Perché tu sei convinto che giocare la seconda? No, non lo so. Ah, la mia teoria. Tanto che sai che Giuseppe Bergami invece ha detto il contrario. No, anche Mourinho dice questo. Questo però ai tempi in cui il gol in trasferta aveva. Sì, però si è arrivato a vincere 1-0. Milan. Adesso, appunto. Intanto è stato ufficializzato Milan-Napoli. Allora, attenzione, perché adesso sorteggio delle semifinali. Raga, e vedrete che andrà a finire così. Inter Benfica e Milan Napoli si incroceranno in semifinale. Vedrete che andrà così. Raga, fino adesso hanno avuto un bucio di cuore. È vero che hanno meritato e fa piacere per il calcio italiano, ma raga, hanno avuto un bucio di culo micidiale tutte e tre. Così finirà. Vediamo Milan. La vincente di Milan-Napoli giocherà con la vincente di Inter Benfica. Attenzione, piace Becca. È tipico di Bolzano. Sì. Vediamo un po'. Yes, signori, è ufficiale, un bucio di culo di quelli micidiali hanno avuto, un buco di culo micidiale. Non volevo saperne più niente, eventualmente ci vedremo, chissà, non lo so. Ragazzi, però, attenzione, perché Milan-Napoli e Inter-Benfica sono nella stessa parte di tabellone. Quindi abbiamo tre italiane. Signori, al 75% avremo un'italiana in finale. Ora non ci vorranno gli amici, no,
portoghesi, lusitani, i lusitani, o tre italiane, voglio dire, la percentuale, capite bene che... Diciamo che l'Inter ha una prima missione, una missione molto, molto importante. Signori, va così. Complimenti, tutto quello che volete, ma raga, ma nell'eliminazione diretta hanno avuto un buco di culo tutte e tre, micidiale, micidiale, il buco di culo, oddio, Inter Benfica non è facilissima, assolutamente no, non è facilissima, oddio, Benfica-Inter, non è facile, non è facile. E adesso, guardando questo sorteggio, la butto lì. La butto lì. City Bayern, Real Chelsea. Benfica Inter Milan Napoli. Benfica Inter Milan Napoli. Benfica Inter Milan Napoli. Signori, qua mi sa che a Istanbul c'è la rivincita del 2010. La butto lì, a Istanbul ci sarà la rivincita del 2010. Signori, sì, sì, Inter-Bayern per me è la finale di Istanbul. Segnatevelo, iscrivetevi al canale.